Allora, io sono Maura Bergondini, ho 62 anni, sono nata e sono sempre vissuta a Bologna. Lavoro in un'impresa cooperativa, mi occupo da molti anni di formazione del personale. Il mio babbo è stato partigiano ed è stato non solo un partigiano nella brigata dell'Appennino Emiliano-Romagnolo, ma è stato anche una persona che per tutta la sua vita ha pensato che storia e memoria di quel periodo dovessero rimanere nel tempo e per questo lui ha dedicato tutta la sua vita a questo lavoro dai primi anni 50 fino al 99, poi nel 2000 è morto. Io non ho seguito tutta questa storia. Poi in anni più recenti, quando una mia ex insegnante mi ha detto vuoi occuparti delle donne dell'Ampi? E io mi sono sentita onorata e ho detto di sì. Ho riallacciato delle esperienze, degli studi, delle vicende anche della mia famiglia che, come posso dire, mi hanno portato ad essere più coinvolta in quella che è stata un po' l'eredità di mio padre. Il mio libro si chiamava Ricchi e poveri insieme perché io ho avuto la fortuna di essere nata in una famiglia in cui si stava bene, cioè non ho vissuto la povertà o la campagna o i lavori faticosi. E sono nata da una mamma che era figlia di commercianti e che stavano anche bene, ha sempre fatto la commerciante. E mio babbo, dopo aver fatto il partigiano, ha fatto il giornalista, ha studiato statistica e poi ha continuato la carriera all'università come docente di statistica sociale. Per cui, insomma, non ho vissuto storie tremende come altri miei compagni o compagne hanno vissuto. Poi il libro si dice che si chiama Ricchi e Poveri, perché ho vissuto questa cosa qua, che nella mia famiglia sono sempre entrate persone di diverse estrazioni sociali, ricchi professori, intellettuali, ma anche operai. E questo forse è stato per me di grande insegnamento. L'unico discrimine è che fossero persone antifasciste, cioè a tutti era aperta la porta, qualsiasi ora del giorno. E la mia mamma si dava da fare moltissimo per far da mangiare a tanta gente insieme, purché ci fosse questa comune matrice di non essere mai stato dalla parte dei fascisti. E in questa unità, no, di ricchi, poveri, colti e incolti, credo di aver avuto molti insegnamenti, perché da ognuno si trova il meglio, ma anche il peggio, perché poi, no, in certi casi si trova anche il peggio. Per questo ho voluto chiamare questo mio libro Ricchi e Poveri, perché rappresentava bene come io ho vissuto la mia vita da ragazza, insomma, finché non sono diventata grande. Questo è. Non l'ho raccontata quel giorno del libro perché mi è venuto in mente, ma quando morì mio babbo, che ormai sì, 14 anni, era proprio luglio. Ricordo che io e la mia mamma, io sono figlia unica, avvertimmo molte persone che potevano conoscerlo a Bologna, no? Persone con cui lui aveva lavorato, aveva rapporti, aveva studiato, suoi allievi, di tutto. Poi mi venne in mente che mancava Monterenzio. Monterenzio era il paese in cui mio padre era stato partigiano ed era un paese che lui chiamava paese maledetto perché era un paese di una miseria, come posso dire, enorme, ma lo fu anche dopo la guerra. E l'idea che nel lutto per la morte di mio padre mancasse questo pezzo grande, no? Della sua vita, che era il luogo in cui lui era diventato partigiano, in cui prima si era sfollato, poi era diventato partigiano e aveva conosciuto questa popolazione così misera con cui avevano fatto l'assalto agli ammassi del grano. Ecco, questa cosa non l'ho detta al libro vivente, però ci ho ripensato dopo come un'esperienza importante per me e che penso sia importante ricordare, cioè quando al momento la vita finisce ti torni nei legami forti che hai avuto, che non sono solo quelli familiari, ma sono quelli dei momenti più forti, no? Che hai vissuto nella tua vita. Questo è un mio personale momento di riflessione su quel fatto lì, perché mio padre a Monterenzio è sempre stato molto legato, perché considerava quello il luogo in cui era maturato politicamente e attivamente. E poi una cosa buffa, perché in questo paese, dopo moltissimi anni, qualche anno fa, ho saputo che il mio nonno che faceva il falegname,
anche durante la guerra faceva il falegname. E mi domandavo sempre com'è possibile che uno, anche in quelle condizioni, continui a fare delle tavole, dei comodini. E una signora anziana che ancora sta a Monterezzo, che si ricorda di quel periodo, diceva che con delle assi che poi gli americani, non so, gli inglesi avevano trasportato lì, subito, subito dopo la guerra faceva mobili per rimettere in piedi le case della gente, questo in sostanza. Ma quest'idea che si viveva anche durante la guerra, si continuavano a fare le cose normali, come ad esempio così, non l'ho mai studiato né letto, ma come tutte le ostetriche che continuavano a far nascere bambini durante la guerra, è una cosa che ha sempre fatto molta impressione. No? Allora, mio nonno continuava a fare tavole anche durante la guerra. Forse troppi per poter riassumere questa idea qua che davvero le persone sono uguali. Sono uguali se si riconoscono in valori che poi alla fine, se uno ci pensa, sono quelli della rivoluzione francese, no? La libertà, l'uguaglianza e la fraternità. E la fraternità è un valore un po' sottovalutato, ma che dimentichiamo e che è più fatto proprio di relazioni, no? Poi ognuno queste robe qui le declina nel suo ambiente, nel suo momento, nella sua esperienza, nel lavoro che fa. Ma non dobbiamo dimenticarle, di fatto tutti i grandi movimenti antirivoluzionari francesi sono stati movimenti contro la libertà in tutto il Novecento. Quando 3 anni fa andai a vedere la casa di Carlo Marx, la casa natale di Carlo Marx a Treviri, rimasi veramente molto sorpresa, uno per due fatti, uno perché era una casa a monumento nazionale, non era un'autopaia nascosta. E due, perché entrando si sentiva suonare la Marsigliese. E allora, come dire, tutti i movimenti che guardano questi valori hanno lì la loro matrice, tutti quelli che sono contrari, come posso dire, negano il valore di questi valori che poi in ogni epoca hanno trovato diversi modi di esprimersi. Quello che dicevo, ricchi e poveri insieme, no? E cioè se c'è questo sentimento di fratellanza tra le persone che condividono un ideale di, ribadisco i 3 principi, libertà, uguaglianza e fraternità, allora trovi modo di essere forte, questo sì. Ah, non l'avevo mai fatto, ero curioso di che cosa fosse, non mi tiro indietro rispetto a queste cose da fare. Io mi occupo di formazione e per adulti che lavorano, robe anche più semplici in termini di contenuti, ma quello che a me interessa dopo tanti anni che faccio questo lavoro è pensare che non sono solo gli argomenti che racconti, ma sono anche il modo in cui lo fai. Ho sempre molto paura di indottrinare le persone, per cui tutti i modi che favoriscono un dialogo più alla pari, come questo, poi l'ho scoperto anche tra bimbi e vecchi, credo che sia molto utile. Io temo molto quando si dice bisogna trasmettere i valori, perché i valori fatica a trasmetterli, li puoi esemplificare attraverso delle storie, no? Ma i modi in cui questi valori li trasmetti, primo è l'esempio, sempre, o il dialogo, come è successo in questo caso, secondo me sono forme importanti per non mettersi sulla cattedra e dire noi facevamo, loro facevano, ma per poter raccontare queste cose in modo più tranquillo, più alla pari. Quando io ho fatto il libro vivente, mi sono trovata davanti una ragazzina dello Sri Lanka e da lei ho capito che cosa significa essere una bambina che vive qui, va a scuola qui, ma non è cittadina italiana. Allora, un conto è leggere sui giornali queste cose, un conto è sentirlo dire da una ragazzina di 13 anni che dice io non sono potuta andare in viaggio di studio con i miei compagni in Austria perché non ho il passaporto. E allora quello lì è stato veramente un dialogo importante anche per me, non solo per lei. Lei chissà che cosa pensava di me, che cosa poteva mai sapere di queste storie, ma io ho capito molto e ho capito quanto sia utile questo modo di parlare tra persone anche proprio tanto lontane.
felt so lonesome as I. Adesso tutti sono entusiasti, i miei compagni dell'Ampiede sono felici di aver fatto questa esperienza, riceviamo per quella che noi abbiamo fatto poi copiando. 15 giorni fa, felici perché è un modo nuovo per comunicare tra persone, per essere meno lontane e per affrontare problemi importanti in modo dialogico, non dottrinale. Ecco questo qua, dove è possibile fare delle domande non invasive, ma comunque domande insomma, che ti fanno un po' più entrare in relazione. Questo. Mi ricordo con grande piacere di aver incontrato molte ragazze di altri posti che venivano qui, erano forse parte del vostro gruppo, ma sono venute lì ad ascoltare. Ricordo molto, e non ho idea di come loro potessero percepire questa nostra storia qua, quanto ne sapessero, quanto fossero incuriosite. Ricordo questa ragazzina di Sri Lanka moltissimo perché ho capito che cosa significa essere discriminati. E ricordo un'altra bambina, magra magra, secca, bionda, con gli occhi azzurri, che mi disse che avrebbe portato all'esame di terza media la storia di una sua familiare trucidata dai nazisti dopo un atto di guerra che fecero i partigiani il giorno dopo la liberazione di Bologna. E questa ragazzina era molto commossa perché voleva intervistare me, ma capivo che aveva voglia di capire la storia della sua famiglia in quel momento lì, no? Perché era comunque la storia di una familiare che il 22 aprile era stata ammazzata insieme a una bimba piccola, ecco questo sì. Questi tre aspetti, la ragazzina dello Sri Lanka, le giovani europee che chissà cosa pensassero della storia di Bologna in quegli anni e questa bambina che comunque aveva avuto una famiglia che l'aveva tramandato anche a lei così giovane ed era di una memoria di una tragedia familiare. Questo. Io credo che sia una cosa che debba essere più usata. Avevo letto prima di venire qua come questo strumento della biblioteca vivente viene utilizzata nei momenti in cui è necessario, posso dire, abbattere stereotipi, pregiudizi rispetto a tipi di popolazione, no, handicappati, omosessuali o persone comunque disagiate, disagiate mentali. E siccome penso che finché queste questioni non le affronti umanamente, no, in un rapporto come è successo per me con questa ragazzina di Sri Lanka, non le capisci fino in fondo, allora penso che sia anche difficile fare ovunque robe di questo tipo, questo sia un modo per mettere in relazione delle persone per parlarsi di cose che contano nella vita di tutti, sia un modo per conoscere sì davvero, al di là di quello che si legge, si studia, si vede la TV, si orecchia, insomma, no? Perché quando due persone si mettono lì vicine, si dicono molte più cose, si comunicano anche non verbalmente molte più cose di quanto non sia nei dibattiti o nelle conferenze, nelle cose di questo tipo. Poi è complicato perché si incontrano, cioè bisognerebbe farne montagne di questi incontri, no? Però è questo l'importante.